Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG. Andiamo subito a ripartire dalla cronaca, da una cronaca che ormai, di cui ormai da ieri ci stiamo occupando, perché è arrivata intorno alle 12 di ieri, così come ha annunciato la sentenza sul caso del processo Forteto, con condanne pesanti per Fiesoli e Goffredi, ma anche per altre persone, 16 le condanne su 23 imputati. Ne abbiamo parlato ieri, tra l'altro, proprio anche a Malacoda, insieme ai nostri ospiti in studio, Caterina Coralli di Fratelli d'Italia e Sergio Pietracito. Ne abbiamo parlato insieme a Giovanni Donzelli. Ho il piacere di farlo oggi insieme a colui che ha seguito, insomma, tutte le fasi del processo, Gigi Paoli della Nazione. Gigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta. Beh, suppongo che tu non avessi dubbi dopo aver seguito tutte le fasi processuali di quella che poteva essere un'ipotetica sentenza. Ma onestamente no, che si arrivasse a una condanna era abbastanza, tra virgolette, scontato, anche se in una logica di giustizia niente mai è scontato fino al 100%. Credo che il commento migliore lo abbia fatto il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, quando ha detto il vero successo, è essere arrivati in fondo a questo processo che, come tutti sappiamo, ha avuto un iter molto complicato, costellato di trappole che hanno portato a un sacco di polemiche dentro ma soprattutto fuori dall'aula. Ecco, essere arrivati in fondo secondo me è già un risultato. Ecco, dicevamo condanne pesanti, già annunciato l'appello. Sì, è ovvio, ovviamente il processo del Forteto, come ho scritto oggi, non finisce certo qui, non solo perché ovviamente si arriverà fino in Cassazione, perché ovviamente le difese cercheranno di rendere esecutive le pene più tardi possibile, ma proprio perché restano in sospeso tutta una serie di domande che su vari fronti, diciamo, da un punto di vista di giustizia, da un punto di vista politico, da un punto di vista umano. Ecco, il timore, perché a questo punto, insomma, in attesa del processo di appello, Fiesoli torna libero, per cui il timore era nei primi momenti che potesse in qualche modo rientrare all'interno della comunità. Ma potrebbe, è uno dei paradossi della farraginosa e per certi aspetti folle legge italiana, che viene continuamente modificata e complicata invece che facilitata. Sì, la legge prevede che, appunto, lui è stato condannato, però allo stesso tempo sono scaduti i termini della custodia cautelare e quindi di fatto lui è libero, ma non costretto a misure cautelari, proprio perché la pena non è definitiva. Allo stesso tempo la procura in teoria potrebbe chiedere una nuova misura cautelare contro Fiesoli, però bisogna vedere se esigenze cautelari ci sono, se lui, cioè, commette un altro tipo di reato o comunque continua a fare danno, che è molto probabile peraltro, però se è furbo non torna al Forteto, se vuole osare tornerà al Forteto, a quel punto la procura prenderà le sue determinazioni. Prenderà appunto le decisioni. C'è un'altra questione, insomma, che poi è la questione economica, perché oltre al processo penale, che comunque ha già stabilito un risarcimento, c'è poi anche un processo in sede civile, ovviamente, per le vittime che richiedono un risarcimento. Risarcimento di cui dovrebbe rispondere in solido, insomma, la cooperativa, che tra le altre cose ha già emesso un comunicato. Che intreccio vedi? Ma vedo che le difese e ovviamente in primis la cooperativa agricola ha cercato con forza per tutto il processo di distinguere la cooperativa di oggi a quella di ieri, dove Fiesoli era comunque presente. In realtà il tribunale, condannando la cooperativa come responsabile civile, ha dimostrato di non credere a questa divisione temporale, ma ha dimostrato che, secondo il tribunale, ovviamente poi leggeremo le motivazioni, c'è comunque una continuità di percorso tra gli imputati e la cooperativa di oggi. Cooperativa che comunque, sì, è vero, continua a negare qualunque tipo di coinvolgimento con le attività illecite di alcuni soci imputati, ma che però è stata già condannata a provvisionali immediatamente esecutive di oltre 1 milione di euro, oltre che a tutta una serie di risarcimenti in sede civile. Sarà un discorso molto lungo e molto complesso, però effettivamente per la cooperativa è un,
è un'afflizione economica non indifferente. Sicuramente sì. Ecco Gigi, un'ultima domanda. Ci sono secondo te ad oggi delle responsabilità ancora da accertare? Ma assolutamente sì. Il problema è che probabilmente non le scopriremo mai, o comunque le sappiamo ma non saranno penalmente rilevabili, nel senso comunque anche per la prescrizione. Certo che ci sono responsabilità, come ho scritto oggi vorrei sapere cosa hanno fatto negli ultimi 30 anni il Tribunale dei minorenni e i servizi sociali di Firenze e Prato sul Forteto, hanno continuato ad affidare bambini per 30 anni. Dopo il 1985, quando c'era una sentenza ai danni di Fiesoli e Goffredi per reati di natura sessuale contro minorenni, vorrei sapere perché tanti padri del diritto minorile fiorentino e nazionale, tipo Giampaolo Meucci, ma anche altri presidenti del Tribunale dei minorenni che si sono succeduti, da Piero Toni a Gianfranco Cresciano, hanno continuato a negare l'evidenza, a far finta che quella sentenza non ci fosse, hanno continuato ad affidare bambini in difficoltà al Forteto. Per cosa hanno fatto? Perché non ci sono stati controlli? Perché chi doveva vigilare non ha vigilato? Sono tutte domande legittime, sono tutte domande doverose, sono tutte domande umane che però probabilmente una certa magistratura toscana e una certa parte politica toscana ha molto interesse a far sì che queste domande continuino a non avere risposta. Ecco, io Gigi ti ringrazio per questo tuo intervento, ovviamente ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie ancora. Grazie a te e a tutti voi. Grazie Gigi Paoli della Nazione. Intanto sull'argomento si è espressa anche la deputata di Forza Italia che ha depositato relativamente appunto al Forteto, ha presentato una proposta di legge. Donzelli dice Nardella chiede a Renzi di commissariare la cooperativa, insomma durante la campagna elettorale ho preso l'impegno insieme al candidato governatore Stefano Mugnai di istituire una commissione parlamentare che approfondisca come sia potuto accadere che i minori siano stati affidati ad una struttura i cui titolari sono già stati condannati per reati contro i minori, ha spiegato Deborah Bergamini. Non possiamo più accettare che certi episodi di autentico orrore possano ripetersi in altre zone del nostro paese, segnando vite in maniera indelebile. Quindi il sindaco Nardella ha letto in consiglio comunale intanto la sentenza ed ha detto questo processo e le decisioni dei giudici mettono a nudo una vicenda drammatica che ha messo a nudo ancora di più quanto sia abominevole e quanto possa essere abominevole l'azione dell'uomo quando utilizza i minori sfruttando la fiducia dei cittadini e delle istituzioni. Dobbiamo trarre, ha detto il sindaco, insegnamento da tutto questo. Con questa sentenza sul Forteto si scolpisce una verità giudiziaria e si condannano le responsabilità penali di questo orrore, ha affermato Stefano Mugnai. Rimane però una pagina tutta da scrivere, quella delle responsabilità politiche ed istituzionali. Mi auguro, ha detto infine Giovanni Donzelli, che si arrivi velocemente al terzo grado di giudizio. Questo insomma un po' di reazioni ovviamente sul caso Forteto. Ricordiamo tra le altre cose il sindaco di Firenze, ma soprattutto presidente della città metropolitana Dario Nardella, era presente in aula alla lettura della sentenza, così come tanti altri esponenti politici anche di opposizione. Presente perché appunto anche la città metropolitana fiorentina risulta parte civile in questo processo. Andiamo rapidamente a cambiare argomento, andiamo a parlare di un flash mob che la CGIL ha organizzato nelle scorse ore proprio in occasione e in concomitanza con Pitti, in concomitanza con la partenza soprattutto della campagna nazionale organizzata dalla Filcem CGIL per chiedere maggiori controlli e trasparenza nella filiera proprio delle aziende della moda. Ecco qui il legame con la partenza di Pitti. A Firenze i sindacati hanno deciso di organizzare appunto una sfilata atipica in piazza Bambini di Beslan davanti all'ingresso della Fortezza d'Abbasso, che ospita in questi giorni la grandiosa 88esima edizione di Pitti Uomo, una grandiosa edizione perché insomma sono attesi tantissimi visitatori. Vediamo però tutti i dettagli in questo servizio. Si sono presentati fuori dalla Fortezza d'Abbasso di Firenze, che in questi giorni ospita l'88esima edizione di Pitti Uomo, armati di cellophane e pennarelli. Dopo essersi avvolti nella pellicola trasparente, i sindacalisti della Filcem CGIL hanno improvvisato una sfilata atipica per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tracciabilità della filiera produttiva della moda, dall'abbigliamento alle scarpe ai prodotti in pelle. Con una tracciabilità trasparente le imprese hanno l'occasione non solo di tutelare al massimo l'artigianalità
e la provenienza made in Florence e made in Toscana dei loro prodotti, ma soprattutto hanno la possibilità, hanno uno strumento per scoraggiare al massimo l'insinuarsi di illegalità e sfruttamento nelle loro catene di produzione. Si tratta di una campagna nazionale organizzata dalla CGIL dopo mesi di battaglie per far emergere il lavoro nero nelle aziende della moda, ma anche per avere garanzie sulla provenienza dei materiali utilizzati. Un obiettivo che i sindacati avevano già raggiunto in Toscana con la firma dell'accordo sull'industria etica siglato il 23 dicembre in regione. Accordo che ora però, dicono i sindacati, deve tradursi in atti concreti da parte delle imprese del settore, perché, come recita lo slogan della campagna della CGIL, la bellezza non deve avere segreti. Andiamo a parlare ancora di cronaca, andiamo a parlare di abusi sessuali su una minorenne adescata tramite web. Il GIP Roberta Bossi ha emesso una nuova custodia cautelare in carcere per la guardia giurata di 53 anni arrestata a dicembre a Massa Carrara. L'accusa in questo momento si è aggravata, il reato contestato è violenza sessuale aggravata dall'abuso su persone in condizioni di inferiorità. L'uomo si trova nel carcere di Busto Arsizio. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, la minore con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale completo era una ragazzina con problemi psichici. L'uomo l'aveva adescata su Facebook e l'aveva incontrata dopo che la bambina era scappata da una struttura dove era ospitata. A lanciare l'allarme era stata la madre della tredicenne. La donna aveva scoperto foto equivoche che la ragazzina aveva inviato all'uomo. Dalle indagini sarebbe anche emerso che la guardia giurata avrebbe fatto alcuni regali alla giovane, tra cui un telefonino e ricariche telefoniche. Cambiamo totalmente argomento, parliamo di politica, perché insomma sono stati proclamati gli eletti del Consiglio regionale della Toscana. Ad annunciarlo Roberto Salvini della Lega Nord in qualità di consigliere più anziano dell'Assemblea regionale toscana. Salvini presiederà anche la prima seduta del Consiglio, il cui inizio è previsto per le 9 del prossimo 26, se non sbaglio, giugno. Durante la seduta il governatore Enrico Rossi presenterà la nuova giunta. Per il giorno successivo o per l'inizio della settimana seguente sarà convocata un'altra seduta del Consiglio per insediare anche l'esecutivo e sancirne l'operatività. 40 i membri del Consiglio, di cui ovviamente fa parte anche Enrico Rossi, sono 24 per il Partito Democratico, 6 per la Lega Nord, 5 per il Movimento 5 Stelle, 2 per Forza Italia e 2 per Sì Toscana a Sinistra, oltre all'ultimo seggio che va a Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli. Vediamo però insomma quello che c'è in questo momento, è l'attesa per l'annuncio della nuova giunta, perché Enrico Rossi aveva sempre dichiarato che l'avrebbe in qualche modo presentata una volta che ci fosse stata la proclamazione degli eletti. La proclamazione degli eletti c'è stata e quindi potrebbe arrivare a ore forse anche l'annuncio della giunta. Io dovrei avere in collegamento telefonico il nostro giornalista che sta seguendo insomma queste vicende politiche, Alessio Poggioni. Alessio, buongiorno. Buongiorno Ilaria, buongiorno a te. Allora, stai seguendo passo passo insomma l'evolversi della situazione? Ci sono già un po' di indiscrezioni? Sì, in realtà anche qualcosa in più, perché insomma ormai è stata convocata per oggi alle 17:30 la conferenza stampa del governatore della regione toscana Enrico Rossi, in cui insomma è praticamente certo che annuncerà gli assessori del suo secondo mandato. Naturalmente impazza in queste ore il toto assessori, però diciamoci la verità, i giochi sono praticamente già fatti, saranno 8 gli assessori, lo ricordiamo, e scendono quindi di due assessori, da 10 a 8, sarà un 5-2-1 se vogliamo dirla in senso calcistico, perché saranno 5 renziani, 2 invece di estrazione rossiana, possiamo dire così, e invece l'ultimo nome sarà un nome condiviso diciamo da entrambe le parti del Partito Democratico. Saranno comunque 4 donne e 4 uomini, di cui una donna sarà la vicepresidente, ed è plausibile immaginare che sarà Stefania Saccardi. Come premessa c'è da dire che Rossi ha detto a più riprese che non c'è stato nella scelta, e non ci sarà insomma, anche se la scelta dovesse essere ancora fatta in queste ore, un criterio territoriale da seguire, che tutti saranno assessori della Toscana intera, ma in realtà questo insomma è un po' un boccone avvelenato dato ai giornalisti, diciamo così, perché in realtà i territori hanno fatto invece grandi pressioni proprio sul governatore per essere tutti rappresentati, e quasi tutti effettivamente saranno rappresentati. Intanto andiamo a quelli che sono i nomi certi, che sono Stefania Saccardi, insomma, di Firenze, renziana doc, campionessa delle preferenze. Ci sarà sicuramente anche Vittorio Bugli di Empoli, dell'area invece di Rossi, e Vincenzo Ceccarelli, anche lui che ha ottenuto il massimo delle preferenze in Toscana, Arezzo. Nella squadra è entrato anche, si dà
dà per certo ormai il renziano doc Marco Remaschi da Lucca e anche la neo-renziana, già presidente della provincia di Pistoia, Federica Fratoni, che infatti insomma è passata ultimamente sotto l'ala protettrice del presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per Prato entrerà invece molto probabilmente Stefano Cioffo, da Siena si parla, c'è ancora indecisione, ma si parla di Monica Barni, rettrice dell'Università per Stranieri. Insomma, Siena, dopo l'uscita che fu dell'assessore ai trasporti Luca Ceccobau in corso di mandato, Siena è rimasta sguarnita insomma per gli ultimi anni di governo Rossi dalla regione e quindi dovrà ricollocare una caserla proprio il governatore per interpretare questa città, comunque è importante per la Toscana. Manca l'ultima postazione, quindi abbiamo detto Saccardi, Bugli, Ceccarelli, Marco Remaschi, Federico Fratoni, Cioffo e probabilmente Monica Barni da Siena. L'ultima casella probabilmente dovrà essere occupata da un'altra donna e da una donna della costa, ed è vero molto probabilmente che arriverà da Livorno, anche perché si tenterà in questo modo di contrastare in qualche modo l'avanzata del Movimento 5 Stelle, che insomma nella città di Livorno ha già guadagnato la poltrona di sindaco con Nogarin. Rimarrà scoperta di fatto soltanto la zona di Pisa, perché comunque per quanto riguarda Grosseto, Leonardo Marras sarà molto probabilmente il capogruppo del PD in Consiglio regionale, e quindi dicevamo rimarrà sguarnita la zona di Pisa, che insomma nonostante Rossi sia di estrazione proprio pisana, sia di nascita che poi di governo della città di Pontedera, sappiamo che le frizioni sono state ingenti negli ultimi anni, soprattutto proprio per quanto riguarda l'aggregazione degli aeroporti tra Pisa e Firenze. Insomma, a Pisa non viene visto di buon occhio il governatore ed è facile e probabile anche che lui volesse levarsi qualche sassolino dalle scarpe proprio nei confronti della città della Torre Pendente. Ultima cosa, molto probabilmente, anzi si dà quasi per certo, la presidenza del Consiglio regionale sarà affidata a Eugenio Giani, anche lui che ha ottenuto tantissime preferenze, e questo lascia un po' a bocca asciutta diciamo quel Leonardo Biber, che era arrivato a pochissimi voti, una manciata di voti sotto la Titta Meucci nelle preferenze, che quindi non potrà entrare in Consiglio regionale. Naturalmente si sarebbe sbloccato il posto se Eugenio Giani fosse davvero stato richiamato dal Premier a Roma, e quindi però questo naturalmente non implicherebbe lui faccia il Presidente del Consiglio regionale. Se invece lui sarà chiamato, oggi sarà ufficializzato e sarà lui il Presidente del Consiglio regionale, rimarrà in Regione il Consiglio regionale e quindi non si aprirà il posto per Leonardo Biber. Questa più o meno la squadra insomma che si delinea in queste ore, stanno anche ai media più importanti, naturalmente poi l'ufficialità sarà data oggi alle 17.30. Quindi insomma grazie ad Alessio Poggioni, l'ufficialità arriverà in giornata, quindi cercheremo di capire se ci saranno sorprese dell'ultima ora oppure no. Grazie ancora al nostro giornalista Alessio Poggioni. Rapidamente insomma con altre notizie andiamo a Scandicci, dove sono state contenute in una delibera approvata dalla giunta comunale nella seduta dello scorso 16 giugno le nuove tariffe e nuovi scaglioni suddivisi in più fasce di reddito per le tariffe degli asili nido di Scandicci, dei centri gioco e delle mense scolastiche per il prossimo anno 2015-2016. Per i servizi educativi pagheranno di meno le fasce intermedie con reddito ISEE tra gli 11.000 e i 19.200 euro, mentre sono confermate le tariffe già molto basse per le fasce inferiori, ha detto il sindaco Sandro Fallani. Pagherà qualcosa in più chi ha redditi molto più alti. Per le tariffe delle mense la novità più importante è l'individuazione di una nuova fascia di reddito ISEE oltre 40.000 euro, che pagherà interamente la mensa senza contribuzione da parte del comune, ma questo si riduce ad un aumento di 2 decimi per le 122 famiglie con i redditi più alti che usufruiscono del servizio. Nel ricalibrare le tariffe i nostri uffici, ha concluso Fallani, hanno fatto un lavoro molto intenso per evitare alle famiglie differenze sostanziali a seguito delle introduzioni in tutta la regione del nuovo calcolo per l'ISEE. E andiamo ancora a parlare invece degli esiti di un accertamento che c'è stato qualche giorno fa e svolto dall'ARPAT per uno sversamento di gasolio nel torrente Carsa nella zona di Vaglia. Nel primo pomeriggio del 6 giugno, dice l'ARPAT, la Polizia Municipale di Vaglia ha accertato la presenza di gasolio nel corso del fiume Carsa in località Fonte Buona. Nella mattinata di lunedì 8 giugno i tecnici del settore Mugello di ARPAT hanno effettuato un'ispezione insieme alla Polizia Municipale nella zona indicata al fine di individuare le possibili cause del fenomeno. Dagli accertamenti, si legge nella nota, è emerso che lo sversamento di combustibile, probabilmente gasolio, anche se di lieve entità, era ancora visibile, che l'iridescenza appariva visibile in modo chiaro in corrispondenza dell'innesto di un ramo di fognatura della condotta principale che scorre sulla riva sinistra del torrente Carsa. Dice ancora, sul piazzale posto sull'argine, in corrispondenza della calata del ramo fognario sopra
descritto è presente, che abbiamo appunto visto, è presente un pozzetto in ghisa quadrato che gli operatori ARPAT hanno provveduto ad ispezionare, non rilevando però visivamente presenze di combustibile. I tecnici ARPAT si sono recati anche nei luoghi nel pomeriggio di giovedì 11 giugno al fine di verificare se era ancora presente il fenomeno, accertando che la presenza di combustibile era ancora visibile. Non potendo accertare però l'origine della perdita di combustibile che defluisce nel torrente Carsa, il personale ARPAT ha chiesto alla società Publiacqua S.p.A. di eseguire nuove e più accurate ricerche sulle fognature dell'area, in modo da escludere con certezza che il fenomeno si origini da una perdita di liquidi dalle stesse e non da uno sversamento puntuale ad opera di ignoti. Questo per quanto riguarda il tutto. E andiamo a parlare anche di artigianato di lusso, di un artigianato molto particolare. Si parla di piume e gioielli. In occasione di Pitti Uomo la CNA ha riunito ben 12 artigiani nella Casa dell'Eccellenza a Firenze per promuovere il Made in Tuscany. Vediamo il servizio. Nella settimana dedicata alla moda maschile, anche l'artigianato contemporaneo toscano mette in mostra i propri pezzi migliori e lo fa all'interno della Casa delle Eccellenze. La CNA ha infatti riunito nell'ex sede del Tribunale di Piazza San Firenze 12 artigiani con i loro prodotti manifatturieri più pregiati, dai cinturini in pelle confezionati su misura da Manifatture Firenze alle coloratissime piume di Nanà, ai gioielli fatti a mano da Microofficina. Si tratta di una selezione delle oltre 11.000 imprese artigiane della moda che lavorano in Toscana, alcune delle quali piccolissime ma con un potenziale sorprendente, soprattutto sui mercati esteri. Da qui l'appello al governo del presidente di CNA Toscana, Walter Tamburini, affinché potenzi la rete di supporto alle piccole imprese interessate ai mercati mondiali, coinvolgendo anche le ambasciate. E queste ambasciate devono essere messe a disposizione delle imprese, più che altro delle piccolissime imprese che esportano e che vanno e che molte volte non sanno neppure da che parte rifarsi perché non hanno la struttura come la grande impresa adatta ad approcciare quei mercati. Quindi tutte le strutture pubbliche che si possono mettere a disposizione sia interne che esterne al paese, secondo noi dovrebbero essere messe in condizione di poter aiutare la piccolissima impresa. Impresa che soffre anche per la presenza sempre più massiccia di prodotti contraffatti sul mercato. Quello che vedete in gabbia è materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Municipale, dall'Agenzia delle Dogane. Sono i falsi che abbiamo messo in galera, fra virgolette, a rappresentare proprio l'impegno di CNA e della Camera di Commercio e di tutti questi soggetti e dell'Osservatorio Anticontraffazione a favore della legalità. Per questo la CNA ha organizzato per domani, giovedì 18 giugno, un convegno dedicato proprio alla lotta alla contraffazione, sempre nella Casa delle Eccellenze. Ed eccoci ancora con un servizio che parla invece in questo caso di spettacolo, perché iniziano i grandi festival e i grandi eventi dell'estate toscana. Uno sicuramente da seguire, a cui partecipare, è il Bulgari Melody Festival, che prenderà via a metà luglio e si concluderà ad agosto proprio in questo fantastico paese toscano. Vediamo il servizio. Dal 24 luglio al 17 agosto sono queste le date del Bulgari Melody Festival in Toscana, che quest'anno si avvarrà della presenza di Paolo Ruffini in qualità di direttore artistico. Tanti gli spettacoli in cartellone, da Battiato a Francesco Renga, da Pupo a Fiorella Mannoia, passando per musical come Peter Pan e Dirty Dancing, fino a concerti delle orchestre e spettacoli come quello di Brignano o quello che vedrà tra i protagonisti lo stesso Paolo Ruffini. Un calendario d'eccezione presentato pochi giorni fa, un festival che ci viene raccontato dalle parole di uno dei protagonisti, Pupo, e da quelle del direttore artistico Paolo Ruffini. Allora, un saluto a tutti da Pupo. Dietro di me vedete il cartellone del Bulgari Melody Festival. Quest'anno nel 2015 davvero ci sono anch'io, per quello che insomma sono qua a parlarvene, perché ci sono anch'io, ho l'onore anch'io di far parte di questa lista prestigiosa di artisti che si esibiranno nel mese di luglio, di agosto, qui a Bulgari. E per me è una cosa fantastica, perché è una ripartenza proprio per quello che riguarda la mia attività musicale. E infatti prossimo anno, a febbraio, uscirà il mio nuovo album e farò un giro nei teatri italiani, ritorno a cantare dal vivo e riparto quest'estate da Bulgari, proprio da Bulgari, perché questa terra, la Toscana, questa terra meravigliosa e soprattutto questa terra toccata direi da Dio, quella di Bulgari, proprio perché qua
tutto quello che si fa qua cresce in maniera rigogliosa e ottimale, quindi probabilmente anche la mia ripartenza dopo tanti anni che non facevo niente di musicale, niente di live e niente a livello discografico, la mia ripartenza da qua ha delle buone chance di avere successo. Proprio per questo ho deciso di ripartire dal Bulgari Melody Festival. Guardate che calendario straordinario. Ciao da Pupo. Beh, sono molto emozionato perché insomma in versione direttore artistico io sono messo una giacchettina, spero sia adeguata, giacchettina da direttore artistico, e Bulgari Melody è una bella soddisfazione perché qui si abbinano due grandi passioni mie, ma di tutte, una è il teatro, una è il vino, quindi Bulgari è proprio laddove si concentrano queste due bellezze, queste due meraviglie della vita. E insomma il cartellone è concepito un pochino seguendo un po' tutti i gusti, proprio come chi ama il vino e magari ama il rosso pregiato, e noi abbiamo un'apertura con Battiato, abbiamo l'orchestra della Scala di Milano, e poi magari invece c'è chi gli piace il bianco, anche corposetto, anche quello, e abbiamo dei concerti fantastici come Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Pupo, e poi alla fine ci sono le bollicine, le cose più divertenti con Brignano e Andrea Perroni, che sono due grandi comici, e vabbè, Brignano è un grande mattatore, Andrea Perroni è un giovane comico romano straordinario, e sono felice di portare un po' di romanità e di comicità alternativa in Toscana. C'è Dirty Dancing, che è un grande musical, e io conduco con alcuni amici di Colorado e Diana del Bufalo, ho preso un po' di quella banda, una serata che si chiama Ridere fa bene alla salute, che è vero e che insomma vuole anche essere una piccola occasione per veramente farsi due o tre risate tutti quanti insieme. Biglietti alla portata di tutti, concluderà analcolicamente Peter Pan, che è l'aperitivo per bambini, con uno spettacolo che è molto molto divertente, un musical anche quello veramente molto molto ganzo, e sono molto felice perché è stupenda l'idea di poter fare teatro in una località meravigliosa come Bulgari. Io mi prendo la responsabilità di questo cartellone meraviglioso, sì, sono proprio ganzo, sono felice, sono bello, sono un direttore artistico. Vi aspettiamo tutti quanti, Bulgari Melody fa tornare l'ottimismo, mi raccomando. Beh, sicuramente non mancherà la buona musica e non mancheranno neanche le risate. Andiamo rapidamente con una cronaca che ci giunge da Firenze, perché è caduto un pezzo della facciata della Biblioteca Nazionale, un frammento di pietra serena grossa come un pugno ha colpito il telefono cellulare che un passante teneva in mano, frantumandosi poi per terra. Questo riportato da Toscana Media News. Il pezzo si è distaccato dalla decorazione situata sotto la grondaia. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Dagli accertamenti eseguiti sulla facciata non sono emersi altri cedimenti, ma l'area è stata comunque transennata. La direttrice della biblioteca ha spiegato che sono già previsti alcuni interventi di manutenzione. Verificheremo, ha detto, se si rende necessario proteggere la decorazione in pietra serena con reti speciali per evitare la caduta di altri frammenti. Andiamo rapidamente a vedere invece qual è la situazione del traffico e dei trasporti nella nostra regione toscana. Buongiorno alla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Maria Vittoria Galeazzi. Iniziamo col segnalare N1, code di un chilometro per incidente tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna, coinvolte 3 autovetture in un tamponamento. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si è risolta la coda che si era formata per un incidente all'altezza di Pisa. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, l'Intercity 510 Salerno-Torino ha un ritardo di 26 minuti e l'arrivo a Pisa è previsto per le 13.26. Si informa che a Pistoia da oggi fino al 25 giugno per la manifestazione e percorsi notturni saranno apportate alcune modifiche alla viabilità in Porta Carratica, via del Cambianco, via della Madonna, via Buozzi, via Bozzi e via Atto Vannucci. Infine uno sguardo al meteo, previsto per oggi cielo nuvoloso, in particolare nelle zone di nord-ovest. E per ora è tutto, buon viaggio! E rapidamente andiamo invece per una notizia nel comune di Scarperia e San Piero, una notizia rivolta ai proprietari di ville o castelli. È in pubblicazione infatti sul sito del comune un avviso diretto ai proprietari di ville o castelli di valore storico-artistico del territorio di Scarperia e San Piero, finalizzato alla concessione in comodato gratuito all'amministrazione comunale di locali idonei per l'istituzione di separati uffici di stato civile per la celebrazione dei matrimoni. La manifestazione di interesse da redigere su modulo collegato alla selezione
informazione che è sul sito dovranno pervenire al comune da parte dei proprietari degli immobili entro il prossimo 13 luglio. È tutto per questa edizione di Studio TG, che torna come sempre domani rigorosamente in diretta alle 12.30. Stasera, come sempre, vi aspetta Malacoda dalle 19, condotto oggi da Alessio Poggioni, che ha intervistato il rettore eletto dell'Università degli Studi di Firenze. Ci vediamo domani.